per il classico bagno degli ibernauti. Ibernauta solitario anche sto giro, nessuno risponde all'appello, eppure siamo convinti che tra di voi ci sia qualcuno. Sono messo annunci stamattina. Bella giornata oggi, mare calmo. Temperatura, si sta molto meglio qui alla diga che non a Chioggia, una temperatura molto più gradevole. Molto sporco, la battigia è molto sporca, è piena di rimasugli che provengono dal Brenta. Cosa vi aspettate per questo Natale? Dai, mandatemi un messaggino che lo pubblichiamo subito e vediamo se qualcuno esaudisce i vostri desideri. Barche a vela che escono. Un video. Fai un video ai due video. Esatto. Allora, sinceramente sono stato poco perché penso che se meno Malora e la Michela, non so se è molto intenzionata a venirmi a salvare. La resti. Approfitto perché ieri ho messo un post sulla vaccinazione. Io mi sono vaccinato qualche giorno fa sia per il Covid sia per l'influenza. L'influenza sarà 30 anni che mi vaccino ogni anno. Ho visto un sacco di commenti, per carità, su Facebook ci sta, ci mancherebbe altro. Allora, cioè, se uno non si vuole vaccinare, non si vaccina, non c'è mica nessun problema. Io non mica dico che quelli che non si vaccinano sono imbecilli e io sono bravo, sono intelligente, assolutamente. Però è dimostrato che con la vaccinazione ti risparmi un sacco di problematiche. Forse qualcuno su un milione ha qualche disagio, ma in generale fa assolutamente bene. Quindi la mia non era assolutamente una provocazione, ma siccome, bene o male, viene un po' da ridere, sono un influencer, scusate, viene da ridere a me stesso, perché mi viene in mente la battuta se non ci sarebbero gli influencer se non ci fossero i deficientes, e quindi onestamente mi fa un po' da ridere. Però penso a questo più che altro, per esempio all'ultima che abbiamo visto in televisione, sui giornali, sulla stampa, della, come si chiama? Ferragni. Della Ferragni, sì, come si chiama? Ferragni. Che ha fatto quella cosa del panettone, che è stata veramente, lo dicono i giornali, c'era su tutti i giornali nazionali, che praticamente è stato una specie di imbroglio, e il panettone è stato pubblicizzato come se ci andasse una parte, diciamo, in beneficenza, invece non era così, e quindi l'autorità gli ha fatto un milione di multa più un altri 400.000 euro sia all'azienda sia alla società della Ferragni. Loro ricorreranno, vedremo come va a finire. Ecco, quindi ci sono influencer, ci sono influencer che prendono milioni e il piano è scritto che i milioni non li prende. Ecco, però il fatto della vaccinazione è una cosa importante, e con me sono andati a vaccinarsi i miei genitori, tra l'altro non li ho portati, li ho accompagnati in macchina, ma è stata mia mamma che ha insistito per farsi il vaccino, perché effettivamente, soprattutto per le persone fragili, in questo periodo il Covid c'è anche l'influenza, è anche abbastanza pesante. Ho amici che si sono presi giorni e giorni di influenza, di febbre, e quindi se si può evitare. Io, ecco, ricordo sempre che fare il bagno freddo fa bene, e vi assicuro che ho patito più il freddo questa mattina in doccia che qua in questo momento. Buona domenica.